Il webinar di oggi è il secondo di due webinar organizzati da IFEL sullo strumento del microcredito. Peraltro la registrazione del primo appuntamento lo trovate disponibile sul nostro sito. La nostra esigenza di approfondimento e divulgazione su questo tema nasce da una ricerca realizzata da IFEL con Borgomeo e Co. Abbiamo qui il dottor Nunzio Pagano che è introdurrà e coordinerà servizi di supporto ai territori che IFEL sta realizzando, in particolare in comuni con determinate caratteristiche di fragilità o in porzioni periferiche della città, oppure perché si trovano essi stessi in contesti territoriali fragili, per cui lo strumento del microcredito diventa uno degli strumenti da attenzionare per il sostegno all'introduzione di nuove forme di imprenditorialità in questi contesti. E in questo secondo webinar, dopo aver tracciato le caratteristiche dello strumento e dei potenziali partners nel primo webinar, in questo secondo webinar ci concentreremo sulle esperienze, sui casi concreti, sulle testimonianze di comuni che l'esperienza l'hanno praticata, perché siamo convinti che questo sia un passaggio necessario di divulgazione e che può essere di ispirazione ad altre amministrazioni comunali che potrebbero adottare questi metodi, questi strumenti, naturalmente adattandoli ai contesti territoriali di riferimento. Non rubo altro tempo, ringrazio il dottor Pagano e tutti i relatori di oggi che hanno voluto arricchire questo nostro dibattito e buon webinar. Dottor Pagano deve attivare l'audio. Ecco qua. Scusate. Allora, ripeto, buongiorno, saluto tutti i partecipanti e ringrazio per questa occasione di discussione, di approfondimento su un tema che noi come società ormai curiamo da tantissimi anni. Stiamo lavorando adesso in questi giorni al 16° rapporto sul microcredito in Italia, quindi insomma è una materia che pratichiamo da tanto tempo. Lo studio a cui si riferiva poc'anzi Simona ha riguardato ben 80 amministrazioni comunali per le quali avevamo per queste iniziative avevamo messo in evidenza gli elementi comuni e anche tutti gli elementi specifici che le singole amministrazioni poi avevano in qualche modo messo in campo per affrontare le varie questioni che un'amministrazione deve risolvere quando vuole lanciare un programma di microcredito che non sia, diciamo, già in partenza totalmente effimero e inconcludente. Scusate. Sulla scia quindi dei risultati di questo studio, come ricordava Simone, è stato fatto un primo webinar. Oggi vorremmo quindi approfondire alcune esperienze specifiche. Io comincerei subito con un primo giro di tavolo per chiedere ai partecipanti relatori di spiegarci in qualche modo come è stata avviata l'ideazione del programma, come si è innescata dentro l'amministrazione l'idea del microcredito, poi arricchendo questo racconto con magari qualche elemento sul servizio comunale che si è impegnato sin dai primi passi, su come poi anche diciamo è stato costruito il partenariato. E senza dimenticare poi nell'ambito del partenariato come sono stati in qualche modo definiti e raccordati i rapporti con la banca che materialmente poi avrà fatto questi prestiti. Quindi io comincerei salutando Loredana Revola dell'amministrazione di Grosseto e le cederei immediatamente la parola per questo primo giro, poi proseguiremo con le altre amministrazioni. Prego, Loredana. Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, io sono il funzionario responsabile del servizio sociale del Comune di Grosseto, che è il servizio che si è materialmente occupato della gestione del progetto del microcredito sociale che il nostro comune ha attivato nella metà del 2020 ed è tuttora in corso. La genesi di questo progetto era appunto il periodo di pieno lockdown e erano arrivate segnalazioni appunto all'amministrazione comunale di difficoltà da parte dei cittadini di attendere alle normali attività, intanto per le chiusure, e quindi non essendo il nostro un territorio molto ricco, noi siamo nella Maremma Toscana, quindi la parte bassa della Toscana dove non ci sono grosse industrie, c'è cioè soprattutto piazzare e tanta agricoltura, erano venute diciamo all'attenzione dei servizi sociali delle difficoltà da parte dei cittadini a affrontare anche delle piccole spese, spese sanitarie, ammodernamento della struttura nel caso in cui dovesse, quando sono state riaperte le attività dopo il lockdown duro, dover attivare tutte quelle particolari correzioni alla propria attività che richiedevano degli esborsi economici che magari non potevano essere affrontati in quel particolare momento dai cittadini. Il comune per affrontare tutte queste problematiche ha costituito un nucleo composto anche dalle associazioni di categoria, dagli sindacati e da altri soggetti sul territorio, che è stato denominato Nucleo Fenice, che ha portato avanti una serie di progetti che potessero essere d'aiuto per i cittadini e per le imprese sul territorio. Uno degli obiettivi e dei progetti che ha attivato il Nucleo Fenice è stato quello appunto del microcredito sociale. Siamo partiti intanto con verificare se sul territorio vi erano dei soggetti bancari, casse di risparmio, cooperative, bancari, eccetera, che potessero in qualche modo partecipare con noi a questo progetto. E quindi abbiamo fatto, dopo aver, diciamo, tramite Nucleo Fenice evidenziato quali potevano essere le caratteristiche dei soggetti beneficiari e del prestito che poteva essere ottenuto, abbiamo fatto un avviso pubblico al quale potevano partecipare tutti gli istituti di credito, le banche appunto presenti sul territorio, quindi con la loro manifestazione di interesse a collaborare con il comune sulla base di un canovaccio di convenzioni che sarebbe poi servita all'elaborazione di una convenzione finale che la banca avrebbe sottoscritto con il comune, e che a sua volta avrebbe disciplinato la gestione del microcredito con il cittadino. Quindi, diciamo, è stato emesso questo avviso generale sul territorio con allegata la bozza della convenzione che il nucleo, insieme ai servizi sociali e agli referenti di banche sul territorio, aveva preparato. E purtroppo a questo avviso ha risposto un unico istituto di credito, che era un credito cooperativo, una banca di credito cooperativo molto attiva sul territorio, che è nata proprio nel territorio e quindi che probabilmente era anche sensibile alle esigenze forse dei propri clienti o comunque del territorio stesso, ha aderito a questa diciamo, nostra richiesta e con loro è stata elaborata una bozza di convenzione che disciplinava diciamo, tutti i rapporti sia tra il comune e la banca, che tra coloro che avrebbero richiesto il microcredito e la banca stessa. Gli elementi fondamentali di questa convenzione erano dati dal fatto che allora, si doveva trattare chiaramente di richiedenti residenti nel comune di Grosseto, che devono essere persone che pur avendo magari un rapporto di lavoro anche a tempo determinato oppure un rapporto di co.co.co. Non avevano, diciamo, le caratteristiche per poter entrare nel circuito bancario regolare, quindi erano soggetti un po' più fragili. E accanto a questo veniva attivata un'istruttoria sociale circa le motivazioni e la capacità del nucleo di poter portare avanti la richiesta stessa. Dopodiché, diciamo, sistemata la parte convenzionale con la banca, individuati appunto i requisiti, è stato fatto un avviso pubblico a cui hanno partecipato, è stato tenuto aperto un mese, a cui hanno partecipato i cittadini che avevano l'interesse a richiedere appunto questo microcredito.
Sulla base di questo avviso, diciamo, noi richiedevamo anche la presentazione dell'ISEE delle persone, che però servito esclusivamente a graduare l'accettazione delle richieste, partendo dalle ISEE chiaramente più bassi. Non avevamo posto limite all'ISEE stesso. Le pratiche venivano istruite dal servizio sociale del comune, e poi trasmette alla banca per una istruttoria loro più tecnica, tant'è che a fronte di 32 domande presentate, in realtà la banca ne sono state trasmesse 29 e la banca ne ha accettate 22, per scendere nel dettaglio dei numeri, perché l'amministrazione e di alcune di queste sono state accettate esclusivamente perché l'amministrazione comunale ha consentito, come era previsto dalla convenzione, di estendere la garanzia originariamente prevista nel 70% del debito contratto al 100%, e questo è stato fatto per cittadini particolarmente fragili che hanno presentato domanda o perché magari le spese che loro sostenevano di dover affrontare attraverso il microcredito che veniva erogato potevano essere particolarmente rilevanti, o perché sanitarie o per adeguamento magari delle proprie attività a quello che erano le previsioni delle nuove normative della sicurezza anti-Covid. Perché appunto tra le finalità che noi avevamo previsto come necessarie per poter richiedere il microcredito, vi era la possibilità appunto tra per i soggetti che adesso dovessero affrontare grosse spese sanitarie, spese di adeguamento delle proprie attività, spese per lo studio, tipologia di spese connesse a un aspetto sociale della propria vita, anche connesse a patologie, per esempio appunto quelle mediche. Il microcredito è stato stabilito diciamo, in un range tra i 500 e i 3.000 euro di microcredito da restituire in 36 mesi. Vi era previsto un tasso di interesse fisso al 2% e nessuna spesa di istruttoria, di preparazione pratica, di elaborazione dei dati, quindi nessuna spesa da questo punto di vista. Abbiamo notato che nell'arco del tempo diciamo, i cittadini sono stati molto propensi a ripagare, diciamo, sostenere le spese, diciamo, del microcredito. Abbiamo avuto soltanto 3 casi in cui è stata dovuta attivare la garanzia da parte del comune, di cui uno solo per quanto riguarda il 100%, mentre nella, diciamo, maggioranza dei casi, pur trattando di soggetti, diciamo, socialmente deboli, hanno affrontato le proprie rateizzazioni e anche se la banca in alcuni casi ha dovuto fare dei solleciti per il pagamento delle rate, come era d'accordo sulla base della convenzione che venivano comunicate anche noi come comune, in realtà una volta sollecitati i beneficiari provvedevano a diciamo, rifondere le rate che erano rimaste indietro. E quindi possiamo dire che bene o male il progetto ha funzionato, non ci sono state grosse difficoltà per il comune, il fondo di garanzia che noi abbiamo attivato per far fronte alle eventuali garanzie che ci fossero richieste attualmente è abbastanza ancora, diciamo, dotato della maggior parte del proprio importo, tant'è che diciamo, abbiamo pensato di prevedere eventualmente consentono, anche se non abbiamo avuto ulteriori istanze dopo le prime che sono state presentate, e anche perché il Comune ha attivato ulteriori diciamo, programmi di aiuto per le popolazioni sulla base anche utilizzata anche fondi Covid previsti dallo Stato che sono stati erogati. Non so se devo aggiungere qualche altra cosa che può essere sufficiente per ora per questo primo giro, o se non ho qualche elemento non l'ho valuta considerato. Sì, grazie. Solo una, siccome è saltato l'audio per qualche secondo, proprio nelle ultime frasi in cui ci stava raccontando diciamo, insomma, la conclusione del suo intervento, volevo capire, il programma poi, lei diceva, sono state finanziate 22 famiglie e non sono arrivate ulteriori domande rispetto al primo avviso che avete presentato. No, rispetto al primo avviso non sono state presentate altre domande, stavamo valutando, vista insomma il perdurare ora anche aggravarsi per parte della crisi, perché anche gli effetti della
guerra che se non abbiamo in casa è vicina, arriveranno a breve. Se sarà il caso di riaprire questo bando, verrà valutato appunto dall'amministrazione se magari effettuare un nuovo avviso per poterlo riaprire. Sì, perché in realtà il fondo che avevate istituito è ancora capiente, sì, no? È ancora capiente. Ancora capiente. Va bene, allora grazie per queste grazie a voi. Prime informazioni, poi faremo, ripeto, il secondo giro, entreremo un po' più nel merito dei risultati. E, allora, adesso dovremmo passare la palla a Forlì, se non sbaglio. E Forlì c'è Rosaria Tassinari, credo. Sì, è così. Adesso arriva. Come vogliamo, chi parla, chi comincia a raccontarci la vostra esperienza? Adesso arriva la nostra assessore. Ecco. Buongiorno. Mi scusi innanzitutto, ma siamo su due tavoli, quindi immagino. No, allora solo qualche battuta per inquadrare di nuovo questo primo giro di tavolo. Abbiamo pensato di fare un primo giro per approfondire un po' le premesse al programma di microcredito delle amministrazioni che stamattina ci raccontano le loro esperienze. Quindi l'ideazione, l'esigenza del territorio, come avete costruito il partenariato, la banca, la garanzia, eccetera. Poc'anzi Loredana Rebolo del Comune di Grosseto ci ha raccontato che loro hanno fatto un avviso per scegliere la banca e sono state fortunate perché si è candidato un solo istituto, quindi non hanno avuto grandi problemi di selezione. E poi un avviso per informare le famiglie della possibilità di chiedere questo prestito. Ecco, nel caso di Forlì invece lei cosa ci può raccontare? Dunque, per Forlì l'idea è nata dall'amministrazione comunale nel momento in cui c'erano risorse disponibili. Lo spunto è stato quello di fare qualcosa per le famiglie in un momento insomma complicato, in un contesto difficile anche economico, nella prospettiva anche di acquisire una logica di fiducia nei confronti insomma del cittadino. Quindi la spinta è stata quella di dire: diamo una mano al cittadino, gli diamo fiducia, con la possibilità insomma di acquisire queste risorse, un microcredito quindi dai 3-5 mila euro, con la possibilità di restituirlo dopo un anno di preammortamento, quindi dare la possibilità in quell'anno di risolvere un po' la situazione finanziaria, dopodiché insomma restituire con delle piccole somme che vanno dagli 80 ai 100 euro mensili, quindi senza appesantire troppo i bilanci, e dando una mano su svariati temi che possono essere, non so, la necessità dell'abitazione, l'acquisto di mobili, la riparazione della macchina, non so, le spese per la patente, la necessità di far fronte a spese sanitarie. Ecco, questa è un po' la linea che ci ha guidato. Così come il comune precedente abbiamo fatto un avviso per l'individuazione della banca e come comune abbiamo dato la disponibilità di 500.000 euro come fondo di garanzia. Anche in questo caso si è presentata una sola banca con la quale appunto stiamo lavorando, quindi non abbiamo avuto dubbi sul fatto di dover insomma individuare e selezionare, e poi abbiamo fatto un avviso insomma nei confronti della popolazione con un buon riscontro, un buon gradimento insomma della modalità che ci siamo diciamo un po' inventati e che abbiamo cercato di porre in essere come diciamo novità per il comune di Forlì. C'era stata un'esperienza molto risalente nel tempo con una sorta di prestito d'onore, l'abbiamo insomma rivitalizzata e gli abbiamo dato un po' la nuova veste del microcredito. Bene, senta, una curiosità, il fondo di garanzia nell'accordo che avete fatto con la banca e aveva un moltiplicatore oppure era 1-1 il rapporto? No, il rapporto era 1-1. 1-1, cioè quindi sostanzialmente per ogni euro che la banca dichiarava, tra virgolette, perso, il comune interveniva per ripianarlo. Esattamente. Al momento siamo ancora in una fase in cui abbiamo iniziato l'anno scorso, mi sembra giugno, quindi sta per terminare l'anno, vedremo poi come andrà il rimborso insomma del prestito nei prossimi mesi, perché ancora non si è provveduto ancora insomma alla restituzione, perché avevamo messo questo anno di preammortamento, quindi un anno nel quale le famiglie non ci dovevano nulla e inizieranno a pagare dai prossimi mesi. Quindi a quel punto avremo un po' riscontro anche della restituzione, se il comune dovrà insomma erogare delle somme oppure
si farà il giro, diciamo, con il ritorno. Sarebbe auspicabile, perché così riusciremo a dare, poi recuperando le risorse, aiuto anche ad altre famiglie, ecco, riaprendo il bando. Certo, prima la Loredana Regola ci ha raccontato che a Grosseto non tutte le domande sono state accolte dalla banca. Nel caso di Forlì invece com'è andata? Come sta andando? È andata abbastanza bene, perché insomma vedo che su 122 domande ne abbiamo accolte 120, quindi il 98%. Bene, bene. Benissimo. Non so se l'assessore è su due tavoli, magari a lei possiamo rivolgere subito la seconda domanda, l'approfondimento che pensavi di fare il secondo giro, visto che guardi, due tavoli senza farle fare avanti e indietro. Io ho anche le mie collaboratrici qui accanto a me, insomma, avevamo proprio strutturato nel senso di dare loro la parola per la parte, diciamo, più dettagliata, mi farebbe piacere che intervenissero. Bene, se allora volete, grazie. Possono rispondere loro magari nel prossimo giro, ecco. Benissimo, grazie. Va bene, okay. Va bene, grazie, grazie. Prego. Molte. Grazie molte. Dunque, io penso che come prima, diciamo, informazione sull'iniziativa di Forlì, che come si vede è un po' più consistente rispetto a quella di Grosseto, direi che possiamo procedere. Però mi chiedo adesso, qual è l'amministrazione che in questo momento è disponibile? Perché non vedo nessun contatto utile. Cioè, ci doveva essere Modica, se non sbaglio. No? Mi sa che non c'è Nunzio. Non c'è ancora. Solo, no. Non c'è ancora. Vabbè, allora andiamo avanti un po' a braccio. Allora proseguiamo, visto che ci siamo con Forlì. Anche voi avete avuto risolto il problema della scelta della banca, perché se n'è candidata una sola. Sì, no, allora vi spiego qual è stata la procedura di scelta. Ah, bene, grazie. Siamo partiti innanzitutto dal presupposto che il servizio di microcredito non fosse un servizio presente sul mercato elettronico, perché ha le caratteristiche di prestito sociale, per cui non poteva rientrare nelle tipologie di servizi bancari che si trovano sul MEPA. E partendo da questo presupposto siamo usciti con un avviso per ricercare le manifestazioni di interesse da parte di istituti di credito interessati a questa procedura. Uno solo di questi ha presentato la propria manifestazione di interesse e comunque, per poter mettere in competizione gli istituti, abbiamo scelto di invitare anche altri istituti di credito che fossero comunque presenti sul nostro territorio, invitandoli a presentare una loro proposta. Comunque nessuno degli istituti invitati ha presentato proposta, se non la prima che aveva presentato la manifestazione di interesse. E quindi abbiamo proceduto con la procedura negoziata previa, appunto, questa gara ufficiosa preceduta dal sondaggio di mercato con l'istituto di credito che si era proposto. E l'offerta è stata comunque valutata da una commissione, valutando sia la parte tecnica che la parte economica, e ci è stato offerto anche un ribasso sul tasso di interesse. Attualmente, appunto, il contratto prevede un tasso di interesse dell'1%, quindi molto vantaggioso. E dopodiché, appunto, abbiamo stipulato il contratto con l'istituto di credito. Fra i requisiti era richiesti che la banca avesse comunque delle filiali aperte sul nostro territorio, in modo tale che il cittadino potesse rivolgersi anche direttamente allo sportello, non vincolato ad aprire un conto corrente presso questo istituto di credito, anche se comunque era più agevole avere un conto di credito presso questo istituto, perché poi viene fatto la credit sul conto e eventualmente l'addebito delle varie rate di rimborso, e stiamo lavorando con un istituto di credito molto bene. Adesso sento che la mia collega che ha rapporti per quanto riguarda i cittadini. Dunque, buongiorno, mi ripresento, sono Stefania Molinaro, sono un assistente sociale del comune di Forlì. Io ho praticamente
un po' seguito il prestito in tutto ciò che riguarda i rapporti con i cittadini, insomma, sia quelli che hanno fatto domanda che anche quelli che hanno solo, diciamo, attraverso i nostri servizi sportelli, richiesto delle info. Ci sono state circa 149 richieste, diciamo, di info per quanto riguarda appunto le procedure, insomma, per poter richiedere il prestito, e di queste 149, diciamo, parliamo proprio di famiglie, ecco, di questi nuclei, 122 hanno poi effettivamente fatto richiesta. Qual è la tipologia? Senza dubbio sono, diciamo, persone che in questo periodo storico, parliamo del 2020, vivevano diciamo, in una situazione di particolare disagio socio-economico. Non sono solo famiglie seguite dai servizi sociali, ma una grossa percentuale sono cittadini di Forlì, residenti presso il nostro territorio, per i quali a causa dell'emergenza sanitaria vi è stata una, diciamo, man mano progressione, una progressiva riduzione del reddito, un reddito che ha comportato, insomma, come possiamo in un certo senso capire, anche una crisi a livello, diciamo, finanziaria, proprio nel vero senso della parola. Cioè, persone che hanno dovuto ricorrere al nostro prestito anche solo per, diciamo, questioni relative alle cure mediche, no? Che magari prima, qualche tempo fa, prima della pandemia, non avevano, diciamo, avuto questa necessità di andare presso una banca per richiedere un prestito magari per le cure dentarie, ok? Per cui molto, diciamo, molte delle richieste si sono centrate proprio sulle cure sanitarie, la necessità di poter accedere ad un prestito per poter soddisfare dei bisogni, come dire, primari, no? Che sono quelli proprio anche dell'aspetto della salute. Dopodiché il lavoro, cioè che cosa si intende? Cioè persone che avevano necessità di avere prestito per conseguire la patente. Perché? Perché magari avevano ottenuto la possibilità di potersi recare un luogo di lavoro, ma non avevano la possibilità di prendere appunto la, diciamo, patente e anche, voglio dire, procedere all'acquisto di un mezzo. Ecco, queste sono le tipologie legate dunque al lavoro, da parte dal punto di vista sanitario e anche scolastico. Molte famiglie sono famiglie con minori, minori che frequentano, anche se in quel periodo, smart working, ma comunque avevano delle necessità dall'acquisto dei testi scolastici a tutto ciò che comporta naturalmente le esigenze per un ragazzo di poter accedere al diritto allo studio. Parliamo anche di un diritto allo studio anche per gli universitari, dunque anche abbiamo dato la possibilità di far sì che dei ragazzi che in certo senso vivevano un periodo di particolare necessità economica, potessero in un certo senso dare continuità al pagamento delle tasse universitarie, che in quel momento naturalmente non erano, diciamo, come dire, non erano tra le priorità, ok, cioè di quel nucleo. La risposta è stata abbastanza, in certo senso, come si è appunto visto, cioè 120 domande che sono state, in un certo senso, a cui è stata data una risposta positiva, anche se qua non stiamo parlando di cifre alte, parliamo dai 3.000, un minimo di 3.000, un massimo di 5.000 euro, ma per queste persone in questo momento storico è stato veramente, è stata una boccata d'aria, insomma. Come dicevo, l'emergenza sanitaria senza dubbio, ma non solo quella, cioè nel senso sono comunque famiglie che anche prima, purtroppo, di questo periodo, diciamo, particolarmente di
difficile, avevano cominciato ad avere questo tipo di problematiche. Per cui, insomma, la volontà dell'amministrazione è quella di poter utilizzare questi fondi non solo dando buoni appunto spesa, buoni mensa, tutto ciò che era legato anche all'emergenza Covid, che per tante, sono stati comunque concessi, ma di fare qualcosa di diverso, qualcosa che dava, diciamo, una risposta più o meno immediata, perché nel giro di un mese e mezzo queste persone potevano già avere la disponibilità di questa cifra, insomma, una cifra, ripeto, magari non alta, però comunque da subito utilizzabile. Ecco, io cioè, più o meno questa è la panoramica, appunto, dal punto di vista, diciamo, sociale della tipologia di utenza. Poi non so se volete fare anche altro. Io vorrei fare una domanda alla dottoressa, proprio rispetto alla tipologia di utenza. Yeah. È una domanda di tipo su un profilo operativo organizzativo, sì. Proprio perché il target è questo. Mi chiedo come avete fatto a comunicare lo strumento. Immagino che non vi siate limitati a pubblicare l'avviso su internet. No. Che tipo di comunicazione, di divulgazione avete adottato? Allora, prima di tutto c'è da dire che questo, diciamo, strumento è stato voluto in un luogo anche, diciamo, logistico di accesso delle famiglie, cioè il nostro centro per le famiglie. Okay, a cui già accedono diversi nuclei familiari con minori, e dunque già una grande, diciamo, vasta tipologia di utenza era già aveva già fatto degli accessi presso il nostro centro per le famiglie. Il centro per le famiglie ha anche una newsletter che esce ogni 15 giorni. E in questa newsletter abbiamo pubblicizzato molto anche il prestito. Poi abbiamo lo sportello di servizio sociale che ha diffuso presso i servizi, diciamo, area, diciamo, varie aree, ecco, non solamente l'area minori, che ha pubblicizzato molto anche questo strumento, questa risorsa. E questo lo abbiamo fatto anche noi in ogni singola area, no? Cioè le colleghe delle varie aree, dei servizi sociali, avevano in un certo senso già gli utenti che in un certo senso vengono già seguiti, dunque già potevano, come dire, conoscere quali potevano essere le persone che avevano meno la possibilità di accedere al prestito. Per cui c'è stata anche questa forma di collaborazione molto forte tra i vari servizi. Parliamo anche delle ASL. Della ASL. Poi cos'è? Cioè, essendosi diffusa, cioè è stata una, come dire, voce che si è diffusa molto, tant'è vero che le richieste sono pervenute anche oltre la data di scadenza della presentazione delle domande, e gli stessi cittadini ci stanno ad oggi, quelli che non hanno potuto fare domanda, perché ripeto, ormai avevamo molti termini, ci stanno chiedendo, insomma, se c'è la possibilità di riattivare questo strumento. Non so, la collega voleva dire qualcosa. No, c'è anche locandine, sì, fatto. Poi certo, parlando del nostro, diciamo, sportello, significa che si diffondono anche tutti gli strumenti, come dire, cartacei e non, dunque tramite internet, tramite il nostro sito, tramite, cioè, tutto ciò che poteva essere, come dire, tra virgolette, sfruttabile per poter arrivare al cittadino. Cittadini, certo, il limite era che dovevano essere residenti presso il comune di Forlì, e questo c'è un po', in certo senso, ci sono state anche situazioni in cui persone che erano magari di altri, non so, comuni limitrofi, ci chiedevano se era possibile andare anche oltre questa particolare territorialità, insomma, ok? Però è chiaro che in questo momento particolare, insomma, c'era stato dato un modo solo di farlo per il nostro ente, insomma, per il nostro territorio. Però, insomma, riuscire a dare una risposta a 120 famiglie è stata già una grande vittoria per il cittadino, perché significa che è riuscito a accedere con maggior fiducia
ai servizi. Bisogna tenere presente che la figura di riferimento per queste persone ero io, cioè un assistente sociale, per cui insomma già dover andare presso un servizio per richiedere questo tipo di intervento, noi avevamo anche un po' il timore che potesse essere un po' quello, no? Che teneva un po' distanti le persone. Invece no, si sono assolutamente fidati e devo dire proprio il nome del nostro progetto è Fiducia in Comune, anche noi ci siamo fidati di loro, insomma. Adesso certo vedremo che cosa sarà, noi possiamo anche pensare che un 50% avrà difficoltà, ma già se riusciamo a dare l'idea della responsabilità, anche della restituzione, questo insomma è già, penso che sia insomma già una buona cosa. Lo vedremo a iniziare da settembre, che è praticamente il mese in cui partirà la restituzione del prestito, cioè la prima rata. Okay? Le rate, devo dire, insomma, se voglio dire le cose in più, comunque le rate erano di 48 mesi o 36 mesi, ok? Con un anno di preammortamento, proprio perché le stesse famiglie ci chiedevano se era possibile avere questa opportunità, no? Cioè di non pagare subito, ma di pagare un po' più in là, visto che nel 2021 magari le cose uno si aspettava, insomma, bene la speranza, no? Che potesse andare meglio, perché magari la persona potesse riaccedere nel mondo del lavoro e dunque avere anche la disponibilità di poter restituire il prestito. Famiglie, sì, scusi, finisco, stop. Io ci avevo, grazie Stefania, però io ci avevo ancora qualche curiosità. Cioè, abbiamo visto che la vostra attività di promozione è stata, diciamo così, molto efficace, perché prima ci diceva che su 149 contatti sono arrivati 122 richieste, quindi solo qualche contatto, diciamo, si era sbagliato ad avvicinarsi a questo strumento. Ma il target, al di là dell'emergenza, al di là del Covid, delle famiglie, eccetera, voi avete tenuto presente la caratteristica di essere soggetti non bancabili, oppure un qualunque cittadino si poteva rivolgere a questa opportunità? Perché prima Loredana Revolo invece ci ha sottolineato questo aspetto, sì. E cioè chi è già, come si dice, inserito nel circuito finanziario, quindi c'ha già un conto corrente, c'ha già relazioni ordinarie con la banca, diciamo non soffre per esclusione finanziaria, come si dice. Ecco, nel vostro caso questo tema come lo avete affrontato? E la seconda cosa, ma poi materialmente, le due domande che sono state respinte, è stata fatta un'istruttoria di tipo sociale o un altro tipo di istruttoria da parte della banca? Allora, rispetto alla prima domanda, l'accesso a questo strumento era rivolto alla cittadinanza, dunque, come ho detto prima, non solo a persone che potessero in un certo senso già rientrare nella tipologia di chi aveva magari problematiche anche finanziarie, ok? Addirittura abbiamo pensato di allargare proprio, diciamo, la possibilità a una vasta gamma di persone, considerando un ISEE che andava per un massimo di 48.000 euro. Questo per far insomma capire che anche persone che magari fino all'allora potevano avere una vita, no, diciamo, normale, senza grossi insomma problemi, devo dire purtroppo a causa del Covid invece hanno perso il lavoro, no? Per cui si sono trovati poi a dover affrontare delle spese di prima necessità e dunque hanno fatto anche questo tipo di accesso. Per quanto riguarda diciamo il discorso legato a come si faceva a capire se la persona poteva essere in un certo senso un buon, come dire, cliente o meno, si sono state fatte sempre, naturalmente,
informando il cittadino che faceva domanda anche dei controlli non bancari, proprio per capire se queste persone erano segnalate a CRIP, dunque se avessero già delle pendenze o comunque insomma qualcosa ancora di non risolto. Noi abbiamo dato il prestito anche a una parte di queste persone, perché comunque dalle indagini della banca, che poi è stata la banca poi a fare chiaramente questo tipo di controlli, è emerso comunque che non erano delle situazioni così gravi da dire cioè la persona non potrà in un certo senso adempiere anche a questo dovere, insomma, perché comunque erano prestiti che stavano ancora pagando, non avevano delle grandi, come dire, pendenze, e alcune invece delle, diciamo, 149 persone che volevano fare richiesta, poi non l'hanno fatto proprio perché noi abbiamo fatto anche questo lavoro, cercare di far capire di non aggravare ulteriormente la situazione debitoria, ok? Anche se con cifre più basse. E anche in questo non abbiamo avuto un tipo di, non so, problemi anche nel dover rispondere a questo tipo di esigenze, perché è stato lo stesso cittadino che poi richiesta l'info non ha poi fatto la richiesta, insomma, ok? E questa un po' è la situazione. I due che non hanno avuto il prestito era perché non rientravano in alcuni, diciamo, criteri, non perché avevano una situazione debitoria talmente grave da non poter avere, insomma, accesso al prestito, insomma. Uno non, cioè, adesso naturalmente non posso entrare nel merito, ok? Però questa è stata anche una valutazione fatta sì anche da me, anche dal servizio, ok? Più che dalla banca, insomma, e dall'assistente sociale che seguiva queste due persone. Per cui è stata data una risposta ed è stata avviata dunque di istruttoria come per tutte le altre richieste. Di istruttoria c'è stato un avvio e c'è stata una conclusione in tutte le fasi, avendo appunto, voglio dire, pubblicato un avviso pubblico dove veniva chiaramente indicata quali erano le procedure, insomma, che sarebbero state svolte. Questo non so se ho dato una risposta esaustiva a questa sua richiesta. Sì, grazie molto per queste ulteriori precisazioni. Dunque, Nunzio, adesso... scusa sì. Se interrompo. Volevo completare il quadro appunto del sistema delle informazioni e della comunicazione al cittadino, chiedendo anche a Grosseto come si sono mossi su questo, quindi rivolgendo la stessa domanda che faceva prima la collega Simona Elmo anche alla dottoressa Repola. Allora, premesso che abbiamo seguito le stesse procedure che ha seguito Forlì per l'individuazione della banca, quindi l'avviso, la manifestazione, noi a Grosseto, come in buona parte della Toscana, abbiamo come servizi sociali territoriali la delega alle società della salute, che sono degli organismi consortili, quasi consortili, a cui tutti i comuni fanno riferimento. Per cui una grossa fetta della comunicazione è stata svolta dalla società della salute, che opera territorialmente con i punti famiglia, gli uffici per i minori e quelli, diciamo, gli uffici che credo che a Forlì vengano attivati dai servizi sociali comunali. E oltretutto, come avevo detto all'inizio, siccome la nostra idea è partita da un nucleo, che era il cosiddetto nucleo Fenice, dove già erano presenti le associazioni di categoria, i confartigianato, Confindustria, altri soggetti sul territorio, anche enti del terzo settore, già il fatto stesso che fosse partito e che quindi questo nucleo fosse a conoscenza del progetto ha favorito la diffusione. Probabilmente, ascoltando quello che ha detto Forlì, la, diciamo, minore richiesta pervenuta a Grosseto è derivata sostanzialmente da un insieme di fattori. Il primo probabilmente perché le cifre che noi mettevamo a disposizione a favore di ogni richiesta sono state inferiori rispetto a quelle che ha messo Forlì. Noi avevamo prestiti da 500 a 3.000 euro e perché appunto pensavamo a soggetti non bancabili che potessero affrontare immediatamente alcune situazioni contingenti.
e perché nello stesso periodo, sempre con l'aiuto di questo nucleo Fenice, abbiamo posto in essere altre iniziative che potevano essere utilizzate dai soggetti in difficoltà come prestiti d'onore sia per le imprese che per i cittadini, che hanno avuto un successo un pochino più forte, non prevedendo, diciamo, da parte di coloro che ne usufruivano nessun tasso di interesse, ma un obbligo di restituzione a scadenze anche più lunghe rispetto a quelle che abbiamo dato con il microcredito. Quindi probabilmente mettendo in campo più azioni, per esempio come vi ho detto anche un'esenzione del ticket per le spese sanitarie per la cittadinanza sotto una certa soglia ISEE, che vuol dire che chi non ha patologie, le persone tra i 6 e i 65 anni che non hanno patologie per le quali sono previste esenzioni, possono chiedere al comune di essere esentati ricorrendo certe circostanze ed è il comune che paga direttamente le spese sanitarie. Quindi probabilmente un insieme di situazioni ha fatto sì che la richiesta fosse, diciamo, più bassa. E rispetto poi, per appunto, rispetto alla pubblicizzazione, noi abbiamo anche utilizzato i canali social che ha il comune rispetto alle sue attività, e la banca stessa rispetto alla propria clientela, e anche le varie comunità di stampa, l'attivazione dell'attività di stampa che già ha il comune in maniera diretta. Non so se ho risposto sufficientemente. Grazie. Le volevo chiedere un'altra cosa, perché mi aveva colpito che a Forlì ci sia un nome del progetto che Fiducia in Comune, e mi chiedevo se anche voi avete nominato questa esperienza del microcredito con appunto un nome proprio, diciamo. Allora, il nome proprio del progetto no, è tutta l'esperienza del nucleo Fenice è stata chiamata Aiuta Grosseto. Perché, come ripeto, si trattava di un insieme di progetti che hanno toccato vari aspetti, tra cui è stato inserito anche il microcredito. Sì, infatti, adesso piccola parentesi, nel nostro rapporto di microcredito abbiamo ovviamente fatto il censimento dell'iniziativa di Grosseto e l'abbiamo banalmente chiamato microcredito sociale del comune di Grosseto, non avendo un nome proprio specifico da affibbiare a questa iniziativa. No, infatti, colpa nostra, cioè abbiamo chiamato tutto il pacchetto Aiuta Grosseto, è stata attivata una mail apposita, canali di informazione apposito, però per il pacchetto, diciamo, intero. No, ma questa è una considerazione che volevo riprendere un attimo, perché è molto importante sottolineare il fatto che il microcredito, in quanto tale, non può essere considerata la soluzione di tutti i problemi. E qui per la verità faccio anche un accenno alle ultime iniziative a livello parlamentare. Alzare la soglia del microcredito progressivamente negli ultimi anni, prima a 25, poi a 40, poi a 75, tra un po' arriveremo a 100.000 euro, e non si capisce il senso di questa operazione, perché non è che aumentando il massimo concedibile si migliori l'operatività. In realtà si cerca di portare sotto questo cappello sempre più largo, sempre più grande, del microcredito, anche operazioni che non sono né di emergenza, come può essere il caso che ci raccontavano i colleghi di Forlì, neanche rispetto ai non bancabili, come ci raccontava Grosseto, perché un non bancabile che chiede 75.000 euro, direi che insomma è una situazione un po' patologica già in partenza. E allora significherebbe che questi prestiti così importanti sono pensati, destinati a soggetti che sono già inclusi finanziariamente e che magari hanno appunto problemi col CRIF piuttosto che con l'eccessivo indebitamento. Allora si scarica sul microcredito tutto quello che è possibile scaricare, forti del fatto che per esempio per le piccole imprese possono beneficiare di questi prestiti, dal mio punto di vista enormi, per queste piccole imprese scatta la garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia dedicata al microcredito. Quindi è un insieme di due diciamo patologie.
da una parte alzare tanto la soglia e dall'altra parte scaricare poi tutto sul fondo centrale di garanzia. E infatti la sezione speciale del microcredito del fondo centrale di garanzia comincia a lamentare tassi di default importanti, perché si accede in maniera gratuita, perché microcredito. Le banche universali, io sospetto, non ho la certezza, ma probabilmente scaricano su questa soluzione fondo centrale microcredito anche le posizioni un po' più borderline, e questo determina poi questi risultati. Vabbè, ma questa era una parentesi che con il nostro ragionamento di stamattina c'entra solo in parte. E volevo chiedere a Simona se non abbiamo le altre due amministrazioni collegate. Intanto io posso fare un'aggiunta? Prego, volentieri, grazie. No, allora, mi sembrava che avesse chiesto il dottor Pagano il discorso del moltiplicatore, no? Vero. Allora, vero. Noi avevamo previsto che i finanziamenti erogabili potevano raggiungere fino a 3 volte la consistenza del fondo di garanzia previsto dall'amministrazione, perché di una fine l'amministrazione come fondo di garanzia si impegnava con la banca a coprire fino al 70% del credito erogato, salvo il caso in cui, diciamo, concordemente tra amministrazione e banca non si fosse stabilito di arrivare al 100% della garanzia, tant'è che delle pratiche, diciamo, la scrematura che veniva fatta anche dalla banca ha colpito alcune pratiche, appunto, che ritenevano non esageratamente, diciamo, poco credibili, e diciamo, ci ha chiesto di estendere la garanzia dal 70 al 100% per, mi sembra, una decina di pratiche per le quali poi appunto il comune ha accettato e ha sottoscritto un accordo di estensione della garanzia. Questo ha portato appunto che si è superato il fondo, che non era un fondo, diciamo, vastissimo, comunque rispetto all'erogazione il fondo è stato superato. Certo, questa è un'utile precisazione. Allora approfitto per chiedere alla Paola Lolli, se non... Sì, ecco, ma nel vostro caso il moltiplicatore era 1, ma la quota di copertura quant'era? Come avete concordato con la banca? Anche voi il 100% o di rischio condiviso? Il comune paga gli interessi, si raccolga tutti il comune gli interessi. Ah, ecco. E nel fondo del prestito è 500.000 euro, se il cittadino non va a restituire la somma che gli è stata concessa, poi è chiaro che il fondo di garanzia copre, quindi ce lo mette il comune in pratica, però il comune paga il tasso, fa da garante. Sì, ma dico al 100% su eventuali perdite. Cioè, se una famiglia riceve 3.000 euro e non restituisce nulla, il comune copre. Quindi, diciamo, tradotto in soldoni, la banca non rischia nulla, perché gli interessi li paga l'amministrazione e le perdite pure. Esatto, sì, è così. Nel caso di Grosseto, invece, salvo qualche caso in cui è stata estesa la garanzia dal 70 al 100, comunque il moltiplicatore era 3, cioè la banca poteva accogliere un numero superiore come cifra, come importo. C'era una percentuale di rischio della banca. Abbiamo concordato la percentuale di rischio. Perfetto. E solo in alcuni casi la banca ha detto che non se la sentiva, esatto, e quindi ha chiesto a voi se volete finanziarlo, benissimo, ma lo garantite tutto voi. Esatto, abbiamo avuto 7 pratiche per cui la banca ci ha chiesto l'estensione della garanzia al 100% e alcune pratiche per cui la banca ha detto no, questi non possono essere ammessi perché sono soggetti che, oltre, vabbè, a non essere bancabili, ma hanno anche una situazione debitoria nei confronti di altri istituti, diciamo che non è troppo rischioso ammettere il prestito. Forse anche per questo, diciamo, non sono state un po' meno le nostre pratiche. Noi non paghiamo gli interessi che paga il cittadino. Vabbè. D'accordo. Allora, io credo che anche rispetto a questo ruolo di mediazione dei rischi e di distribuzione dei rischi, quello che dal nostro punto di vista del supporto ai comuni, direi che quello che emerge in maniera importante è che il comune
si sta assumendo dei ruoli, delle responsabilità, si sta prendendo spazi in attività che prima magari non prendeva in considerazione. Credo che questo sia l'aspetto per noi, supporto istituzionale ai comuni, da mettere in evidenza e da incoraggiare. E rispetto a quello che dicevi tu su certe strutture dal punto di vista tecnico che si stanno facendo avanti nella legislazione, io credo che sia un po' uno slancio sull'onda di un'indicazione che è venuta dalla Commissione europea già dallo scorso ciclo di programmazione, ossia di superare un po' il ragionamento, la trappola del finanziamento a fondo perduto e introdurre il più possibile le forme di sostegno che prevedano in qualche modo un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti con la restituzione di una parte di quello che si riceve e in certi casi introducendo quindi meccanismi, ragionamenti di sostenibilità dal punto di vista economico finanziario puri. Quindi credo che anche noi dal punto di vista tecnico magari con un lavoro anche di documenti di posizione, di note per partecipare a questo percorso dal punto di vista normativo potremmo dare un contributo consci del fatto che tecnicamente magari non lo chiamiamo microcredito, non lo facciamo funzionare col microcredito, però che l'amministrazione comunale abbia la forza e il coraggio di assumersi un ruolo anche da questo punto di vista per noi noi lato comuni credo che sia una bella novità anche in prospettiva delle sfide sugli investimenti che ci aspettano. E tra l'altro il microcredito l'abbiamo declinato tutti con l'aggettivo sociale e quindi come si è del superamento delle logiche, il finanziamento a fondo perduto addirittura in un settore, il sociale, dove con Annalisa Gramigna, lei lo sa, ci hanno chiamato a ragionare di investimenti a impatto sociale ormai anni or sono, l'emergenza sanitaria ha fatto un po' mettere da parte questi ragionamenti, però è bene sottolineare che anche in un settore come il sociale si comincia a lavorare con logiche diverse, i servizi sociali dei comuni stanno assumendo, come si vede oggi abbiamo i servizi sociali dei due comuni, stanno assumendo ruoli e responsabilità anche in settori prima dove prima non intervenivano. Sì, sono d'accordo. La mia osservazione, diciamo così, riguardava un po' il fatto che il legislatore addirittura nel 2012 aveva riformato un articolo del testo unico bancario, l'articolo 111, proprio per sistematizzare in qualche modo la materia microcredito. Però l'accezione che sta prendendo via via la prassi normativa, cioè i nuovi regolamenti, i nuovi parametri, l'entità che è sempre crescente di questo prestito, in realtà mi fa immaginare che il distinguo tra microcredito e credito si va assottigliando, perché se diciamo che non è più tempo di fare operazione a fondo perduto, ma bisogna, convincere il sistema che gli aiuti vanno restituiti, e però se gli aiuti li dà la banca, la restituzione alla banca si chiama credito. Chiamarlo microcredito, induce, soprattutto in chi riceve i soldi, induce forse una sottovalutazione del vincolo della restituzione. Dice, vabbè, microcredito è più o meno un po' di beneficenza, no? Che potrebbe anche aver senso se però fossimo limitati alla misura dei 3, 4, 5 mila euro. Perché una famiglia che è oggettivamente in difficoltà, io capisco l'amministrazione di Forlì, dice, vabbè, se questa aveva la necessità e poi non è stata in grado di pagare tutte le rate, vabbè, da un certo punto in poi le rate le paghiamo noi con fondo di garanzia. Comunque l'amministrazione non ha investito in un'operazione, diciamo così, dichiaratamente a fondo perduto. Quindi ha raccolto un po' la collaborazione
dei cittadini, nel senso che lo scambio è stato: io ti do credito, microcredito, e tu mi dai un po' di garanzia che restituisci questi soldi in tutto, magari, o in parte finché è possibile. E così il concetto di microcredito mi sembra ancora, come dire, manovrabile. Se saliamo a operazioni da 50, 60 o 100 mila euro, penso che siamo proprio fuori dalla portata delle amministrazioni comunali, perché appunto, facciamo il caso di Grosseto, 20 operazioni da 50 mila euro cominciano a essere, sarebbero una somma enorme. Figuriamoci nel caso delle 120 di Fortuna. Va bene, allora chiedevo a Simona come vogliamo procedere, perché io non vedo altri referenti comunali collegati. Nunzio, scusami, c'è una considerazione in chat che ha proposto Marco Pellegrino e dice: avete fatto un lavoro bellissimo, interessante e utile. Io sono un tutor microcredito e non ho avuto lo stesso riscontro da parte delle banche partner. Probabilmente il lavoro di screening iniziale e l'accordo di partenariato con la banca direttamente, quindi un minimo di impegno formale iniziale della banca, ha aiutato. Volevo rilanciare questa cosa e chiedere magari sia a Forlì che a Grosseto come reagiscono a questa indicazione, a questa considerazione di Marco Pellegrino. Vado. Sicuramente l'aver contattato prima la banca e aver raggiunto con loro un accordo circa le caratteristiche, le clausole, la, diciamo, la garanzia da poter portare, ha fatto, diciamo, andare via liscia la procedura con i cittadini, perché, diciamo, il nostro progetto è stato avviato a metà giugno e, diciamo, entro la metà di settembre i cittadini avevano i soldi, diciamo, dei propri conti, perché chiaramente questo ha agevolato sia lo screening delle persone che la valutazione delle domande e da parte della banca le considerazioni, anche le richieste della documentazione da legale, eccetera, si porta via in maniera veloce. Purtroppo, diciamo, l'accordo, così come, diciamo, la organizzazione è stata fatta con una banca sola, perché alla manifestazione di interesse ha risposto una banca. Anche seguendo la stessa procedura, in effetti, che ha fatto Forlì, anche dopo averne chiamate altre, in realtà poi non hanno aderito. Quindi anche la contrattazione, eventualmente un ribasso o cose del genere, si è limitato, sapendo che il soggetto era uno che partecipava, le condizioni che ha posto sono state contrattate, ma fino a un certo punto. Però è sicuramente stato di aiuto per la velocizzazione della procedura. Invece, per quanto riguarda noi, ci sono state, diciamo, delle fasi, ecco, che sono state realizzate proprio prima dell'avvio, a parte, insomma, una volta che abbiamo avuto la certezza di quale fosse il nostro istituto di credito, abbiamo proprio con loro, avendo un referente sul prestito fiducia, abbiamo avuto anche questa, diciamo, facilitazione, ecco, un nostro collega, che era un mio collega amministrativo che opera all'interno del centro per le famiglie, ha in maniera più diretta avuto proprio dei contatti, delle volte anche giornalieri, con il referente della banca, che potevano andare dal chiarirci alcuni quesiti, capire bene come muoverci, anche rispetto alla modulistica che è stata utilizzata, anche quella c'è stato un, come dire, confronto, ecco, una come dire, partecipazione molto attiva anche da parte della banca, che naturalmente non è stata centrata solo su faccio i controlli presso il CRIF, vediamo, insomma, se ci sono problematiche di questo genere, ma anche nell'essere vicino al cittadino, cioè in alcuni casi la persona poteva avere anche dei colloqui con la banca, insomma, per appunto chiarirsi anche la tempistica. Dico, ci sono state alcune per persone tipo che ci hanno chiesto se potevano restituire il prestito un po' prima,
è questa forma da codo dove è stato un po' più diretto con la banca, insomma. Ecco, noi abbiamo dato anche questo spazio. I rapporti, dunque, devo dire, sono stati sempre molto chiari, c'è sempre stata una grande presenza e lo è ancora adesso. Se ci sono delle questioni, la banca ci contatta, ci si sente. Anche, non so, noi abbiamo fatto le procedure, andavano dal naturalmente vedere in commissione, una commissione prevalentemente tecnica del comune, le varie richieste, al comunicare poi tempestivamente, ecco, i termini che avevamo già stabilito nell'avviso alla banca, chi erano i soggetti che erano stati resi ammissibili, e da lì poi partiva tutta la procedura anche da parte della banca per le verifiche, insomma. Poi normalmente sottolineo un altro aspetto anche rispetto a quello che state dicendo e alla domanda che è arrivata. Questo perché Forlì non ha citato qual è la banca in questione, ma la dottoressa Repola l'ha fatto, è Unipol, ed è una realtà, no? Ho sentito male? Cosa? Non abbiamo ben capito. Quindi ha soltanto detto che è una banca cooperativa del territorio. La banca cooperativa del territorio, perché comunque, per esempio, io avevo, non so come ho fatto a sentire Unipol, ma per esempio le banche cooperative o realtà come Unipol che hanno i centri regionali e quindi hanno delle realtà che vivono del rapporto col partenariato economico sociale, probabilmente sono quelle più vocate, perché non fanno banca come gli istituti bancari tradizionali, probabilmente. Forse uno degli aspetti è questo del partenariato, di essere, di vivere anche di rapporto col partenariato economico-sociale del territorio. C'è da dire che la nostra banca si avvicina a questa tipologia, ma ce ne sono state altre che invece non hanno voluto, sempre di questo ambito. Insomma, si sono tenute totalmente fuori, ecco. Noi abbiamo anche rischiato di non poter avviare, insomma, non avendo, come dire, l'istituto di credito, per cui forse avremmo dovuto andare un po' oltre. Sì, infatti l'osservazione di Simone è corretta, cioè l'ideale è una banca di territorio, perché ovviamente c'ha relazioni, eccetera. Questa è una condizione necessaria, ma non sufficiente, perché ci vuole poi una banca di territorio che sia anche disponibile a sposare il progetto. E non tutte le banche di territorio sono uguali, ovviamente, come si sa. A proposito di questo, volevo chiedere, per distorsione professionale, vado un po' nei dettagli, ma le banche quindi hanno fatto dal punto di vista operativo, delle delibere per concedere questi prestiti, immagino. No, perché hanno ricevuto l'istanza da voi con l'ok del comune, però poi materialmente ci sarà stato un comitato del credito che avrà deciso che al signor Mario Rossi, eccetera, eccetera, viene concesso 2.000 euro di prestito a queste condizioni, eccetera, in base alla convenzione con l'amministrazione comunale. E la domanda era, questa somma poi è stata accreditata in un colpo solo al nostro Mario Rossi oppure progressivamente? E la seconda cosa, nel caso del controllo sulle spese sostenute, voi avete avuto notizie, riscontri? Perché prima dicevamo la famiglia ha bisogno acquisire una patente perché c'è una cosa, ma poi questa circostanza viene verificata effettivamente oppure era solo un dato iniziale e poi si lasciava cadere? Ma io allora? Sì, sì, prego, prego, Forlì. La banca magari per il fatto della cifra, sì, sì. È comunque stata data tutta in un colpo solo, sì, 500.000 euro. Per quanto riguarda la seconda domanda, diciamo che una buona parte delle nostre famiglie sono già seguite, no? Per cui per quelle abbiamo comunque sempre contatti con i servizi. Avevamo già fatto comunque questo tipo di
con controllo, anche se certo non in maniera del tutto, voglio dire, fattibile, perché diciamo comunque coloro che hanno fatto domanda ci hanno dovuto comunque presentare dei preventivi, addirittura qualcuno aveva già fatto degli acquisti, ok? Per cui da lì però erano un po' sospese, insomma, erano sospesi i pagamenti. Non so, la famiglia che aveva fatto un acquisto della, per dire, cameretta del bimbo, ma non ancora l'aveva pagata, o dal dentista, stessa cosa, insomma, sono comunque studi che noi conosciamo, sono, ecco, del nostro territorio. E poi, peraltro, ancora non abbiamo fatto su tutte 120, cioè è in corso, perché alcune di queste spese, tipo il conseguimento della come dire, patente, nel momento in cui è arrivato il prestito e passavano circa un mese e mezzo, anche due massimo, nel momento in cui poi si avviava, non so, ecco, per dire in maniera molto più dettagliata, insomma, tutto l'iter della scuola guida, quei costi poi venivano appunto versati in una prima parte con l'avvio delle lezioni e in una seconda parte poi con il seguimento della patente, per cui sì, c'erano alcuni che ci avevano già consegnato alcune, come dirne, per dire, no, fatture, no? Cioè che, non so, mio figlio ha già svolto 10 lezioni, abbiamo già dovuto pagare questo, ne mancano 20 e abbiamo appunto bisogno di questo tipo di prestito. Sicuramente, cioè, qualcosa sfugge, perché poi, cioè, diventa anche difficile stare lì a fare il controllo abbastanza. Ma sì, diciamo che di queste 120 almeno 20 sfuggono, no? Sfuggono. Posso dire che è un ottimo risultato, se fosse così. Sì. Devo dire grazie alla collaborazione di tutti, però, perché ci metto tutti, cioè dai colleghi a colleghi sia servizi sociali, a amministrativi, centro per le famiglie, la banca che ha comunque avuto anche lei fiducia verso i cittadini, che anche con la privacy è chiaro, insomma, prima cosa, però insomma alcuni di questi cittadini erano poi spontaneamente votati anche a dire che erano seguiti dai servizi sociali, insomma, non lo direvano, cioè, chiaramente loro, perché insomma io non per la privacy non è che potevo dire altro, però anche questo, cioè, non ha frenato la banca, insomma. Bene, sentiamo Loredana Repola se c'è da aggiungere qualcosa su questo. Allora, anche per noi l'erogazione è avvenuta immediatamente a chiusura della procedura direttamente al cittadino. Per quel che riguarda le motivazioni, le persone presentavano un'autocertificazione con cui dicevano la loro intenzione di spendere questi soldi o a copertura di spese già sostenute o per affrontare spese ancora da sostenere. Considerata l'entità del nostro credito, diciamo del nostro prestito, le motivazioni normalmente erano abbastanza, tra virgolette, tranquille, nel senso devo pagare le bollette della luce, la spesa medica per mio figlio, non ho lavoro, tra le altre cose appunto era una delle caratteristiche da segnalare, perché poi noi le avevamo immaginate come per fronteggiare un'ipotetica graduatoria nel caso in cui le richieste fossero state maggiori rispetto alla disponibilità, non avendo, essendo anche tra virgolette, potevamo affrontare alcune ulteriori domande, non sono state presentate, non siamo scesi molto nel dettaglio per poter graduare le persone che facevano richiesta, per cui laddove era evidenziato il fatto che in quel momento il soggetto non aveva il lavoro perché era stato colpito dal Covid, il negozio è chiuso, l'attività ferma e quindi doveva affrontare le spese magari per l'affitto dell'appartamento oppure le spese condominiali, perché magari quelle dell'affitto ci sono anche altri contributi che il comune eroga, che però non vanno a coprire le spese condominiali, oppure l'acquisto, l'appagamento della rata della macchina. Abbiamo accettato le certificazioni e pensavamo a chiusura, comunque diciamo entro la fine di quest'anno, perché siamo quasi a chiusura del percorso, di fare qualche controllo a campione delle autocertificazioni prodotte.
Ma immagino che dimostrare di aver pagato un po' di bollette non credo che sia molto complicato. Ripeto, la nostra è una cifra abbastanza bassa, nel senso che fino a 3.000 euro, se la famiglia normalmente sostiene 3.000 euro, le copre più che abbondantemente. Sì, bene, bene. Mi sembra che così sia ancora più chiaro le considerazioni che facevo prima a proposito di microcredito e prestiti, diciamo, ordinari. Perché nella dimensione del microcredito valgono anche queste considerazioni di buon senso che ci facevano sia partecipanti di Forlì che la Loredana da Grosseto. E, io ci avevo ovviamente un'altra curiosità. Anche io. No, volevo chiedere se alle tre, diciamo, referenti che abbiamo in collegamento adesso, per loro è stata la prima esperienza col microcredito, oppure se avevano avuto già occasione di imbattersi in qualcosa di simile precedentemente. E farei cominciare Loredana. Per me personalmente è stata la primissima esperienza, ma anche come comune, nel senso di istituzione comune, la prima esperienza. Sul territorio so che ce ne sono state altre nell'arco del tempo, portate avanti da enti del terzo settore o dalla diocesi o comunque soggetti, diciamo, fondazioni che si collegavano alle banche e facevano il loro percorso. Però come comune credo sia stata la prima esperienza, la mia personalmente sì, e non ho notizie di esperienze recenti nel comune. Certo. Invece Forlì anche per noi la prima esperienza. Sì, è stata la prima esperienza. Sia personale sia come amministrazione? No, come amministrazione qualcosa ci fu 20 anni fa forse, sì. Ma che non l'abbiamo seguito noi. Non l'avevamo seguita ed era un prestito, si chiamava prestito sull'onore, una roba di prestito sull'onore, sì. E come amministrazione, però risale almeno 20 anni fa e non c'eravamo, quindi non lo sappiamo. Ma io non in maniera proprio del tutto diretta, il comune di Roma aveva indetto un avviso invece per le piccole imprese, però non diretto alla cittadinanza con la sindaca Raggi. Avendo io lavorato per anni lì, insomma, in questo comune avevo un po' qualche, diciamo, idea, qualche insomma. Che ho potuto poi un po' proprio per dare poi insomma una parte sì, per me è nuovo, cioè devo dire tra noi, cioè come microcredito verso la cittadinanza nuovo. Io invece volevo chiedere, rispetto ad altri strumenti di supporto che i comuni abitualmente, tradizionalmente utilizzano, il microcredito, sulla base dell'esperienza appunto che avete appena fatto, che vantaggi e che svantaggi porta? Allora, vantaggi, come ho detto prima, ma cioè rispetto all'ente o in genere? Diciamo in generale anche rispetto ai cittadini. Ah, ok, senza dubbio abbiamo riscontrato, cosa che non è una cosa, non è così scontato, insomma, una fiducia del cittadino verso i servizi del comune, in modo particolare, come vi ho detto già, verso i servizi sociali, ok? In un momento storico così particolare, insomma, è stata una bella azione di fiducia, insomma. Poi per quanto riguarda l'aspetto positivo abbiamo potuto toccare proprio con mano questa vicinanza, cioè comune cittadino, cioè si sa che alcune volte il cittadino magari può non essere soddisfatto, no? Rispetto a quello che viene, cioè, offerto meno. Ecco, non abbiamo avuto aspetti di criticità, meno personalmente, ma anche l'altro, il mio collega Roberto Rovi, o insomma, anche verso l'amministrazione, non ci sono state critiche, non ci sono state lamentele, insomma. Questo è stato comunque, ma per me, non per quel che mi riguarda, ma immagino tutti noi, insomma, venendo da un servizio che insomma, è un po' così, rispetto alla cittadinanza, non è sempre così scontato, per me questo è stato un aspetto molto positivo.
positivo certo anche il fatto che le persone si sono trovate con delle somme, anche se basse, insomma, perché ripeto, andavamo da 3.000 a 5.000 euro, ma hanno potuto contare su qualcosa avendo come garante lo stesso ente, il che è quello che ha meravigliato. Quando io spiegavo, anche se solo avviso c'era, che venivano, cercavamo insomma di spiegare loro questo tipo di accoglienza, per far capire loro che non era così scontato che il comune offrisse questa sua, cioè che ci mettesse, come dire, la faccia, insomma, oltre che i soldi. Che erano soldi, poi ho sempre detto, sono soldi di tutti noi, per cui insomma è giusto che vengano spesi in un modo giusto, insomma, no? Cioè per dare ai cittadini che in quel momento hanno necessità, ma dobbiamo fare in modo che poi ci sia uno per continuare a darlo anche ad altri che non hanno avuto questa opportunità. Dunque, questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo, boh, io sinceramente non lo vedo, cioè nel senso che, cioè, potrebbe essere il fatto, come abbiamo detto prima, che non tutti lo restituiscono, però lì poi andremo anche a vedere quali sono le motivazioni prima di magari fare altro, cioè insomma, che speriamo di non dover fare. Insomma. Questo. Grazie. Per quanto riguarda Grosseto, noi siamo in una situazione forse un pochino diversa, perché l'ufficio servizi sociali del Comune di Grosseto in realtà si occupa solamente di progettazione e di altri tipi di servizi sul territorio che vengono fatti dalla Società per la Salute, quindi è un po', diciamo, non abbiamo il servizio sociale con gli assistenti sociali dentro il comune. E le pratiche, diciamo, relative al microcredito sono state per noi pratiche, diciamo, non proprio completamente amministrative, ma quasi, anche se abbiamo coinvolto gli assistenti sociali della Società per la Salute. L'efficacia è stata un po' falsata, perché in questo momento, cioè nello stesso momento, pochi mesi dopo, il Comune ha fatto anche delle attività di prestito d'onore dove le banche non erano minimamente coinvolte. Quindi gli importi erano a carico dell'amministrazione e specialmente nel prestito d'onore per i cittadini, perché abbiamo fatto più misure, cittadini, imprese, soggetti fragili, eccetera. Specialmente nel prestito d'onore dei cittadini ci siamo accorti che c'è più propensione a restituire il microcredito, perché forse c'è la banca di mezzo, ci sono altre tipologie di, diciamo, di sanzioni anche a livello bancario, cioè entrare nei circuiti dei non pagatori, eccetera, rispetto a quello che è stato il prestito d'onore, che pur essendo stato erogato sempre a soggetti in difficoltà per la situazione appunto pandemica, per problemi di lavoro, con le relazioni degli assistenti sociali, abbiamo fatto caso che è più difficile che restituiscono le rate del prestito d'onore piuttosto che quelle del microcredito. Anche questo invece a differenza delle imprese. Le imprese che hanno ottenuto il prestito d'onore anche di cifre non superiori agli 8.000 euro, quindi non erano cifre enormi, erogate principalmente per adeguare le proprie attività a quelle che erano le richieste della normativa di sicurezza anti-Covid, non so, prendere pannelli nelle banche, nelle istituzioni professionali, eccetera. Loro hanno, diciamo, le loro attività, specialmente le ditte, non tanto l'attività individuale, hanno restituito, quest'anno restituendo il prestito d'onore in maniera abbastanza puntuale. Il prestito d'onore dei cittadini invece ha più difficoltà, mentre il microcredito, ripeto, abbiamo adesso che i 36 mesi scadranno ora a metà 2023, quindi siamo già al secondo anno, abbiamo avuto soltanto due attivazioni di garanzia poco più che immediate, quindi soggetti che evidentemente hanno un po' approfittato della situazione. Bene, succede tutto. Dunque, io penso che siamo quasi alla conclusione e volevo ovviamente ringraziare le gentili partecipanti e anche l'assessore che ha fatto l'intervento iniziale. Mi spiace che non si siano collegate le due amministrazioni che avevamo sentito, e cioè Comune di Torino e Comune di Modica, in particolare Modica, perché noi abbiamo seguito il programma di microcredito alle famiglie di Modica già dal 2015, quindi una fase pre-Covid,
e loro sono andati avanti per 4 anni, quindi con un'esperienza più lunga di quelli che abbiamo sentito stamattina, e magari sarebbe stato interessante anche capire come nel corso degli anni era cambiato il target, l'atteggiamento delle banche, piuttosto che i ritmi di restituzione, eccetera, eccetera. Vabbè, sarà per un'altra, per una prossima volta. Direi che do la parola ad Annalisa, mi pare, per la conclusione. Grazie. In realtà stavo semplicemente facendo una considerazione tra me e me relativa al valore aggiunto che si genera all'interno dei territori quando gli attori chiave dei territori si muovono in qualche modo all'interno di un sistema. È stato nominato molte volte oggi la fiducia. E comunque all'interno di un sistema sinergico, così come ci diceva anche Grosseto con il loro nucleo Fenice, dove appunto insieme si concepisce un sistema che da una parte, come dire, va oltre la lettura tradizionale dei bisogni e risponde in modo differente alla popolazione, alla cittadinanza, anche facendo fronte a condizioni nuove, come può essere stata per esempio appunto l'esperienza così traumatica per tutti della pandemia. E quindi più che sullo strumento, appunto, stavo riflettendo e volevo chiudere, diciamo, con questa considerazione anche sul ruolo chiave che possono avere enti come i comuni nell'aggregare da una parte il bisogno, diciamo, ma dall'altra anche la risposta, no, ai bisogni, e anche nel rileggere i bisogni, perché appunto stiamo dicendo che entriamo in un cono, diciamo, nel quale alcuni di questi attori, che poi sono stati i protagonisti appunto dell'esperienza del microcredito, intendo le famiglie, eccetera, si sono trovati in una condizione di bisogno, perché il bisogno non è una condizione, no, assoluta, no? E la povertà assoluta relativa in realtà per fortuna, diciamo, ci si può uscire, cioè una condizione anche che può essere temporanea. E di sicuro appunto una risposta di territorio, qui pensate a quanto abbiamo detto rispetto all'assenza delle banche, la presenza o l'assenza, diciamo, degli attori chiave, istituzioni, ma non solo, fa la differenza, compreso fa la differenza la capacità diciamo, di innovarsi, no? E di cambiare la modalità di concepire il proprio pacchetto di servizi, ma anche la propria logica di servizi. In questo caso penso più alle banche che ai comuni, nel senso che appunto nel momento in cui la banca rimane legata un'idea a un suo ruolo, diciamo, che e a una sua funzione, anche pur essendo magari un soggetto importante per il territorio, in realtà fa un pezzo di lavoro, ma in realtà anche in quel caso, diciamo, non svolge un'utilità sociale, almeno per alcune tipologie. Cioè, questo è scontato, ma non lo è nella misura in cui poi invece ci sono degli attori che stanno pensando a come supportare anche bisogni altri, che sono appunto quelli dei giovani rispetto alle iniziative imprenditoriali, oppure appunto a tutti i processi anche di sperimentazione e di innovazioni, che sono estremamente rischiosi, troppo appunto per essere poi supportati da sistemi che invece il rischio non lo vogliono vedere. Qui il tema non è più, non si è più centrato sulla dimensione della fiducia, ma appunto su una logica, diciamo, di valore che ha una dimensione molto precisa, e quindi è chiaro che alcuni attori appunto all'interno dei territori possono condividere dentro sistemi di co-creazione di fiducia, logiche di valore e di produzione e anche di, come dicevamo prima, moltiplicazione del valore collettivo dentro a dei meccanismi, anche utilizzando appunto degli strumenti nuovi come può essere quello del microcredito. Quindi grazie veramente delle vostre testimonianze, dottoressa Repola e Forlì tutto, perché sono... Diciamo, ci avete accompagnato in una storia, diciamo, per tutti nuova in qualche modo, ma che apre poi appunto a vari ordini di riflessioni su tutto il sistema dei servizi, su tutto il sistema di capacità, diciamo, di risposta che le amministrazioni comunali possono attivare, appunto anche grazie alle forme di coordinamento con altri soggetti. Grazie a voi dell'invito.
grazie a tutti i partecipanti e quindi una buona giornata e un saluto a tutti. Grazie. Grazie a voi. Grazie.